Penso che il modo migliore per tentare di inquadrare la serata che cominciamo tra pochi minuti con la presenza di Maurizio Ferraris sia proprio ripartire dalle primissime immagini del filmato che avete appena visto. Avrete probabilmente riconosciuto che si tratta di un brevissimo spezzone filmato tratto da un film che è diventato, come si dice, un cult degli ultimi anni, cioè quel film dei fratelli Wachowski che è Matrix. La sequenza molto breve che è stata estrapolata e che dà l'avvio al filmato che abbiamo visto vede, diciamo così, un confronto. E il confronto è tra due personaggi. Da un lato c'è quello che è poi il vero e proprio protagonista del film, che è interpretato da Keanu Reeves, e dall'altra parte c'è un enigmatico personaggio di età indefinibile, ci sembra essere un bambino, ma sia l'atteggiamento che il contenuto del suo discorso lasciano intendere che egli in realtà è depositario di una sapienza che è perfino più profonda e più compiuta di quella del protagonista. E i due si trovano a disputare, per così dire, intorno a un fenomeno singolare e sbalorditivo, cioè un cucchiaio che si piega. Ecco, avrete notato che di fronte a questo fenomeno e di fronte anche allo stupore manifestato dal protagonista, il bambino, l'enigmatico bambino, invita a essere saggi, a riconoscere la verità. E di fronte alla domanda del suo interlocutore dice: la verità è che il cucchiaio non esiste. Ecco, secondo me è importante riferirci a questo breve spezzone filmato, perché se ci riflettete sintetizza una situazione, un'esperienza che credo ciascuno di noi ha fatto ripetutamente nella sua vita, quando si è trovato in presenza di fatti anomali, sorprendenti, capaci di suscitare stupore. È un'esperienza che facciamo ancora oggi molto di frequente e alla quale, in termini molto schematici, noi possiamo dire che si può rispondere in due modi diversi. Uno è l'atteggiamento che ha il protagonista del film, che di fronte a questo strano fenomeno, considerandolo reale, considerandolo vero, poiché cade sotto i suoi sensi e può quindi verificarlo, resta stupito e cerca una spiegazione. E l'altro è l'atteggiamento molto più distaccato, molto più compassato del bambino enigmatico, che invece con molta tranquillità ammonisce a concludere che la realtà non esiste. Ecco, in questa sequenza noi troviamo condensati due orientamenti di pensiero che si sono a lungo affrontati lungo tutto il corso della cosiddetta storia della filosofia. L'atteggiamento di chi ha dato per assodato che esiste una realtà fuori di noi e che noi possiamo tentare di interpretarla, di spiegarla, di capirla meglio possibile, ma questa realtà è da noi indipendente, e l'atteggiamento in qualche modo opposto di chi ritiene che non esista affatto una realtà fuori di noi, perché in fondo noi siamo sempre a contatto, sempre alle prese con la nostra interpretazione della realtà, non con la realtà in sé. Come si fa a cogliere la realtà in sé? La cogliamo sempre
attraverso i nostri schemi mentali, attraverso le nostre categorie, attraverso il nostro linguaggio, e quindi in realtà ciò con cui abbiamo a che fare è sempre una proiezione di noi stessi. Ecco, se vogliamo andare appena un attimo più a fondo di questa controversia, cercando anche di individuare dei nomi che ci consentano di descrivere meglio queste due ipotesi antagoniste, noi potremmo dire che la prima ipotesi, l'ipotesi di chi ritiene che c'è una realtà fuori di noi, indipendente dalla nostra conoscenza, indipendente dai nostri schemi logici, questa ipotesi si chiama realismo. E poi c'è l'ipotesi opposta, in qualche modo opposta, che nel corso della storia della filosofia ha avuto nomi diversi, è stata chiamata ermeneutica, pensiero negativo, pensiero debole, postmoderno, e cioè l'ipotesi che non c'è una realtà, ma ci sono solo interpretazioni della realtà. Credo che vada anche ricordato, per avere un punto di riferimento di carattere storico-culturale, che i sostenitori di questa seconda ipotesi, quindi i sostenitori di un'ipotesi non realista, per lo più si richiamano ad una sentenza di Nietzsche, in particolare a un passaggio di un appunto nicciano che risalirebbe al 1887, in cui Nietzsche dice perentoriamente: non ci sono fatti, ci sono solo interpretazioni. Non possiamo pretendere di afferrare un fatto, perché lo afferriamo sempre attraverso nostre proiezioni, categorie, schemi di carattere linguistico o concettuale, e quindi in realtà ci sono solo interpretazioni. Nietzsche aggiungeva: la realtà vera è diventata una favola che non convince più nessuno. Ecco, io credo di indovinare che cosa buona parte del gentile pubblico presente sta pensando, e cioè sta pensando che queste sono controversie tra filosofi, astrazioni che hanno in fondo poca rilevanza al di fuori della comunità ristretta dei filosofi. E badate, è una tentazione quella di pensarla così, ma non è vero, perché se ci riflettiamo, nella contrapposizione tra questi due approcci, il realismo e chiamiamo l'altro l'ermeneutica, sono in gioco alcune implicazioni che riguardano la vita di tutti noi e che sono molto lontane dalle astruserie dei filosofi. Provo a dirvele in maniera molto schematica e poi davvero mi fermo. La prima implicazione è che se si opta per il realismo, allora si può ragionevolmente pensare che in un modo o nell'altro, in maniera più o meno approssimativa, possiamo raggiungere la verità. E cioè, se c'è una realtà che è indipendente da noi, tutto il problema sta nel cercare di arrivarci a questa realtà, di penetrarla, di coglierla, di afferrarla. Però questa realtà c'è, e allora io posso pensare, posso progettare di arrivare a coglierla e quindi di cogliere la verità. E invece, se il mio approccio è un approccio antirealista, se io credo che ci siano solo